Avete mai osservato le persone alle stazioni? Beh, io l'ho fatto. Alcuni non parlano con nessuno, sono concentrati. Altri pensierosi, altri stanchi, altri ancora agitati. Alcuni leggono compulsivamente un giornale. Taluni sembrano spaventati ed altri invece delusi. Alcuni erano speranzosi perché tentavano la fortuna. Altri aspettavano una coincidenza che speravano non arrivasse mai. Ho visto genti piangere di gioia ed altre per disperazione. Ho visto salire la morte a bordo quando nessuno sapeva se quel treno sarebbe mai arrivato a destinazione. Ho visto salire la vita quando i bambini delle scuole andavano in gita. Ho visto scendere le emozioni. Ho visto gente andare via per incontrare la persona amata ed altre andare via per scappare dalla persona che avevano amato. E poi? E poi gli amanti, tanti, di tutti i tipi e colori, e quasi tutti piangevano. Perché quando si ama si piange? Si erano forse lasciati? Lo stavano facendo in quel preciso istante? Magari percepivano di essere stati il passatempo di qualcun altro, e non sapevano che anche i fiumi con cascate impetuose prima o poi arrivano a riposare nell'infinità del mare aperto. Per tutti, però, notavo che i pensieri piovevano addosso come pioggia acida. Quei pensieri erano lampi di silenzio che si spegnevano solo quando toccavano terra. Beh, sapete che vi dico? C'è una fine per tutto, e non è detto che sia la morte.